Ciao ragazze, eccomi qua con un altro video. Allora, è arrivato il momento di rispondere alle vostre domande che vi avevo chiesto appunto di farmi sotto il video Tag Sister. Allora, iniziamo subito. Sono un po' di domandine, diciamo. Allora, piccola Smart 85 mi ha scritto. Cosa cambieresti di te? Allora, io di me cambierei le orecchie, perché come vedete io ho delle orecchie a sventola, io le chiamo così, svento, cioè le chiamo, penso che le chiamerete un po' tutte così, sventola e non mi piacciono. Poi ovviamente cambierei il mio seno perché è troppo troppo grosso e faccio anche fatica a trovare le misure, le cose, sia nei vestiti sia nei reggiseni, un po' su tutto e non mi piace, allora quello lo cambierei. E poi cambierei anche, diciamo, il mio fisico, cioè mi piacerebbe essere come prima, cioè molto molto più magra. Questo lo so che potrei farlo, ma ovviamente sta a me, perché mettendoci testa potrei riuscirci, ma purtroppo io sono sincera, a me piace tanto mangiare, non ci metto testa abbastanza di quello che ci dovrei mettere e perciò non riesco assolutamente. Questo un po' mi dispiace, però ovviamente è cosa mia, sta tutto a me. Poi, sempre piccola Smart 85, che lavoro ti piacerebbe fare? Allora, il mio lavoro è stato sempre, cioè io ho fatto sempre, ho fatto un po' di lavoro perché ho lavorato come pulizie domestiche, come badante, come segretaria, però la maggior parte dei miei anni di lavoro l'ho fatta come parrucchiera, perciò a me mi piace tanto fare la parrucchiera e crescere anche molto molto di più. Ovviamente i costi e i corsi della parrucchiera costano un sacco, cioè io ho un sacco di soldi e sinceramente non è una spesa da affrontare adesso, perché ci sono moltissime altre spese da affrontare. E perciò diciamo che ho imparato qualcosa lavorando e guardando appunto i miei ex titolari. Ho imparato così, senza scuola, senza niente, semplicemente guardando. Poi un'altra domanda: il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto è sposarmi, penso che è un sogno di tutti quanti, sposarmi, indossare l'abito bianco, avere dei bambini, però questo sogno nel cassetto io devo essere un po' sincera, per adesso lo devo appunto accantonare, metterlo da parte, lasciarlo per un bel po' chiuso, finché almeno non si sistemano un po' le cose. Per quanto riguarda cioè sposarmi, sì, io già ovviamente convivo, alla fine non mi cambia niente, però a me indossare quell'abito bianco, andare in chiesa, per me è un sogno bellissimo che mi piacerebbe appunto realizzare, però ripeto, per adesso lo dobbiamo mettere da parte perché ci sono altre cose un po' più primarie, perciò questo per adesso da parte, spero un giorno di poterlo realizzare, tanto intanto ancora sono giovane, perciò c'è tempo. Spero un giorno di poterlo appunto realizzare. Poi Serena Schiavini mi ha scritto: i tuoi hobby. Allora, i miei hobby, cioè non ne ho particolari. Hobby, non ne ho assolutamente particolari, però
Devo dire la verità, mi piace molto, molto danzare. Danzare, prima mi piaceva anche molto cantare, però visto che non sono capace a cantare perché sono veramente stonata, stonata al massimo, ho lasciato da parte questo. Bene o male, ballare un po', diciamo, me la so un po' cavare, mi so abbastanza muovere. Ora che sono un po' più robusta, un po' di meno, non riesco a muovermi, però devo dire che prima riuscivo a muovermi abbastanza e mi piace soprattutto ballare. Infatti ho intenzione ormai per quest'anno, diciamo, lascio stare, però ho intenzione a settembre di iscrivermi in una scuola di ballo. Nel frattempo cerco di mettermi in forma. Speriamo che ci riesco. Io già fortunatamente ho perso 4 kg, però li ho persi in moto, senza fare dieta, senza niente, ma in un modo un po' diverso, che auguro assolutamente che non li perda nessuno così, ecco. Però va bene. Libro preferito. Allora, il mio libro preferito, io ne avevo due, praticamente io in vita mia ne ho letti solo due libri preferiti, non leggevo manco quelli della scuola per studiare, per dirvi, infatti non studiavo mai. Comunque i miei libri preferiti sono due, che ne ho letti semplicemente due, che sono quello Le poesie di Pablo Neruda e poi ho letto un anno fa il libro Il Segreto, che mi pare che vi ho fatto anche con un video dove vi mostravo il libro Il Segreto, un libro bellissimo che oltre che mi appassiona la telenovela, mi ha appassionato anche il libro, molto 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 bello. Infatti in una settimana, diciamo, forse, non mi ricordo preciso, comunque in pochissimo tempo l'ho finito di leggere, perché proprio mi ero talmente appassionata che stavo sempre lì la sera, perdevo ore e ore a leggere quella parte del libro, oppure quando avevo anche un attimo di 5 minuti liberi. Poi il cibo preferito. Allora, il mio cibo preferito. Io ovviamente ne ho, diciamo, abbastanza di cibi, ne ho abbastanza perché tipo io esco pazza per la pasta con per le cose dagnifiche, per le cose che fanno male, esco pazza per la pasta panna e pancetta o col prosciutto, con i piselli, o con i funghi o pistacchio, questo tipo di pasta, oppure per i dolci esco pazza al massimo. Se fosse per me mangerei sempre dolci 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 all'infinito, anche se so che ovviamente fanno male, non mi attira tanto. Sì, il pesce non ne mangio proprio, proprio non mi piace. Forse l'unico pesce che mangio sono gli anellini di calamari, quelli là fritti, sono gli unici che mangio. Poi tutto il resto non ne mangio perché non mi piace assolutamente. La carne, mangio salsiccia, perché queste cose qua però non mi attira tanto. Se dovrei scegliere tra il secondo e il primo, ovviamente vado sempre per il primo e non per il secondo. Comunque, bene o male mi piace, diciamo, cose dannifiche. Proprio un piatto preferito non ne ho, molte cose che mi piacciono. E fai il tag Le borse della mia vita. Allora, io questo tag lo posso anche fare, però le borse della mia vita penso che includono tutti, c'è cioè lo zaino della scuola, penso che includono anche questi, credo. Comunque io potrei anche farlo, ma io posso fare delle borse che sto utilizzando ultimamente, perché io lo zaino dove andavo a scuola non ce l'ho, le borse che utilizzavo prima non ce le ho più, perciò posso, se va bene lo stesso, posso fare le borse che sto utilizzando ultimamente, cioè le mie borse preferite. Se va bene lo stesso, io ve lo faccio assolutamente. Poi Lea My Cup mi ha scritto: il ricordo più bello del tuo ultimo viaggio. Allora, io il mio ultimo viaggio l'ho fatto
L'ultimo viaggio l'ho fatto sempre qua in Sicilia, perciò non direi più che altro viaggio, comunque va bene. L'ho fatto qua in Sicilia, devo dire che è stato bellissimo. C'è stata tutta la vacanza bella perché era la mia prima vacanza con mio marito, c'è stato bene o male tutto bello, è stato tutto il viaggio complessivo bellissimo, ricordi tutti bellissimi, ecco. La mia canzone preferita. Allora, la mia canzone preferita ora come ora è quella di Giusy Ferreri, Volevo te. Una canzone molto molto bella che sto ascoltando, diciamo, tutti i giorni, molto molto spesso. Poi, come il rapporto con le tue sorelle? Allora, il rapporto con le mie sorelle è buono, andiamo d'accordo, no? Sì, ci sono incomprensioni, litigi tra di noi, però devo dire che risolviamo subito, sono cose di 2 minuti, ma pensi che alla fine sono con tutte le sorelle così, non siamo gli unici. Comunque, de devo dire che andiamo veramente d'accordo, siamo sempre uniti, ci cerchiamo sempre, non mi posso lamentare di questo assolutamente. Come hai deciso di aprire un canale YouTube? Allora, io ho deciso di aprire un canale YouTube, c'è una piccola storiella. Allora, io praticamente, come voi già sapete, perché il mio canale l'ho iniziato così, parlando del mio problema che ho avuto, che tuttora sto cercando di combattere perché sembro che sia superata, che credevo anch'io fosse così, però ci sono stati alcuni avvenimenti comunque durante questi anni, questi 2 anni, che purtroppo ci sono dovuta, diciamo, ricadere. Allora, ora vi cioè, io il canale l'ho aperto in un momento buio della mia vita. Un momento bruttissimo, bruttissimo, se non avete capito per quale, cioè, se volete capirlo, comunque andate nei miei primissimi video, vi racconto il mio problema, si intitola, se non ricordo male. Comunque lì capirete il mio problema, la mia storia del problema. Comunque, io ho deciso di aprire questo canale appunto perché stavo passando dei periodi neri della mia vita. Molto brutto, brutto, brutto. Allora io guardavo questi video su YouTube e allora io ho detto, cioè, ho deciso di aprire anch'io un canale per svagare un poco, cioè per fare una cosa diversa durante il giorno, in modo che la mia mente pensasse ad altro, cioè andasse un po' d'altra parte invece di andare sempre in quella parte oscura del momento. C'è una parte bruttissima che non auguro a nessuno, completamente, proprio a nessuno, 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 e per questo ho deciso, per far svagare la mia mente. Infatti tutto adesso, quando io ho questi mi viene anche difficile parlarne, comunque quanto anch'io, quanto questi momenti un po' che mi rivengono, questi momenti un po' tristi, un po' neri, infatti faccio sempre un video per svagarmi. Io l'ho preso più che altro per questo, per me, anche se ha pochissime visualizzazioni questo canale rispetto agli altri, però per me è importante perché, ripeto, mi è servito nel momento, mi è servito come terapia nel mio momento buio che ho avuto. Per questo. La tua marca di make-up preferita? Allora, la mia marca di make-up preferita, penso che ormai lo sappiate tutti, perché lo ripeto sempre e ve lo faccio sempre vedere, comunque è la Kiko. Io la Kiko la amo perché l'ho provata e mi piacciono tutti, tutti i prodotti della Kiko, tranne ovviamente quegli smalti che ho della Gel Duo Perfect, che non mi sono piaciuti tanto per la durata. Ma comunque devo dire che per il resto, devo dire, mi sono trovata abbastanza bene. Infatti la maggior parte del mio make-up fa parte della Kiko. Infatti
è la mia marca preferita ed è economica, però sono prodotti, diciamo, buoni. Quanto farai un incontro con le tue fan? Allora, io un incontro con le mie fan lo potrei anche fare, però lo devo fare, cioè non lo posso fare adesso, anche perché, ripeto, non so chi è nella mia zona, non so chi può venire qui, non so chi può venire nella mia città, è anche questo. Comunque io spero in futuro, quando cresceremo molti molti di più, di poterle fare, sperando anche voi che abbiate la possibilità di venirmi a trovare. Lo farei volentieri, assolutamente, perché mi piacerebbe un sacco conoscervi, veramente, mi piacerebbe veramente un sacco. Anche con alcune di voi sono veramente amica, mi ci sono scambiata, ci sentiamo tramite WhatsApp, messaggi su Facebook, veramente sono veramente contenta, ne sarei veramente felice, veramente tanto. Quanto arriverai a 100 iscritti? Farai uno speciale 100 iscritti? Certo, ovviamente lo farò senz'altro io. Quando arriverò ai 100 iscritti, farò uno speciale. Non so cosa farò, però ci penserò su. Ancora non ci siamo arrivati, ho un po' di tempo per pensarci, però comunque lo farò assolutamente. E Lea Makeup mi chiede di salutarla. Ti mando un bacio, Lea. Allora, queste erano tutte le domande che mi avete lasciato sotto il video. Io spero che vi sia piaciuto, avete capito qualcosa un po' più di me. E niente, io ovviamente vi saluto qui e ci vediamo alla prossima con un altro video. Baci!